Ciao a tutti, siamo qui ai pressi di Porto Corallo e quella è la massicciata del porto. All'interno del porto non si può pescare, laggiù c'è una spiaggia veramente carinissima e io volevo pescare su questi scogli affioranti, fra le buche di questi scogli affioranti, per vedere un po' che pesciolini girano. Poi al massimo vado sulle massicciate artificiali, però quei piloni lì non mi piacciono più di tanto, quindi volevo stare in quella zona qua. Adesso vediamo se abbocca qualcosa. Allora, inneschino tattico per il microfishing pronto, pezzettino di sandworm, pallina di piombo, ecco qua, zainetto e si va. Alla fine mi sono dovuto spostare sulle massicciate perché di là non c'è dato niente, adesso vedremo qui. Se c'è qualcosina, il posto promette veramente bene, però boh, non si sa mai. Mi c'è voluto un attimino, ma guardate che ghiozzone, è spettacolare. Oh, fermo, che ci si fa male, se ti l'amo sbagliato qua è un disastro. Quindi stai fermo, che ti cavo l'amo di bocca, perfetto. Guardate che meraviglia di ghiozzo, cosa meravigliosa. Lo ributtiamo laggiù e va libero, perfetto. Altro meraviglioso ghiozzo, spettacolare, bellissimo, in formissima, sanissimo. Piano piano liberiamo al suo posticino ancora. Ok, altro meraviglioso ghiozzo di Porto Corallo, è bellissimo targettare questa specie di pesci, c'ha le pinne che sono in condizioni perfette, non hanno un graffio, sono strepitosi. La sensazione della mangiata su questa combo da microfishing è estremamente efficace, si sente esattamente quello che succede all'esca in acqua, è una cosa molto molto goduriosa. Questo è enorme! Porca loca! Ma questo non devo lasciare andare sotto, che boia! Boia madre di tutti i ghiozzi! Madre di tutti i Dragobius! Questo è enorme! Porco loca, questo è veramente gigantesco, c'ho persino paura a mettergli il dito in bocca per slamarlo. È enorme, guardate che razza di ghiozzo, spettacolare. Sa che andiamo a dargli un degno rilascio. Ecco, vai, bellissimo, bellissimo, meraviglioso, ma tu guarda che razza di ghiozzo.